L'angolo giusti, il calcio a 360 gradi, a cura di Natale Giusti. Il calcio a 360 di seguito da Natale Giusti. Allora, caro Natale, per il tuo angolo giusti, approfondimento su la prossima signora sfida, secondo me una delle più interessanti della prossima giornata di campionato, fra chiaramente il nostro Napoli e la Fiorentina. Prego. Sicuramente, io ho osservato il Viola domenica scorsa in Fiorentina-Sassuolo, una gara che praticamente è stata dominata dalla Fiorentina dal primo all'ultimo minuto, e del resto il risultato molto netto con cui si è chiusa la partita la dice tutta. La Fiorentina di Stefano Pioli è in questo momento al settimo posto in campionato con 21 punti, con 26 gol fatti e 19 gol subiti. Con i 26 gol, diciamo che ci sono dei dati molto simili per quanto riguarda sia l'attacco che la difesa. Infatti con i 26 gol segnati la Fiorentina praticamente è il settimo attacco del campionato, mentre con i 19 gol subiti è allo stesso modo la settima difesa del campionato, alla pari con l'Atalanta. I migliori marcatori della squadra viola sono Simeone con 5 reti e il capocannoniere, Chiesa e Terù con 4 gol, Babacar, Benassi e Biletù con 3 gol e via via tutti gli altri. La molto probabile formazione, anzi io direi a meno proprio di clamorosi sconvolgimenti dell'ultima ora, la formazione certa praticamente che Stefano Pioli manderà in campo a San Paolo domenica sarà ancora una volta improntata al 4-3-3, un modulo che praticamente già da diverse giornate sta dando dei buoni risultati alla Fiorentina, che io ritengo sarà un avversario di tutto rilievo per il Napoli domenica. Anzi credo che sia una partita che il Napoli dovrà cercare in un certo qual senso, anche per il momento delicato che sta attraversando, di mettere subito sul binario giusto, perché questa veramente è una squadra che potrebbe inserire gli azzurri domenica prossima. Sì. La probabile formazione vedrà appunto Sportirlo in porta, linea difensiva 4 costituita da destra verso sinistra da Lodini, i due centrali l'argentino Pezzeglia e Gastoni e Pinazzi sulla sinistra, a centrocampo Benassi a destra, Badel al centro e Beretù a sinistra, in attacco il trio di attacco Chiesa a destra, Simeone punta centrale e Terù sulla sinistra, con Chiesa e Terù che molto spesso si interscambiano la posizione nel corso della partita, come è avvenuto anche nella gara contro il Sassuolo. Molto spesso Chiesa che parte da destra va a prendere la posizione di Terù a sinistra e viceversa. Il 4-3-3 di Pioli comunque assicura alla squadra viola una forte concentrazione di uomini a centrocampo e una buona quantità di inserimenti da dietro da parte proprio dei tre centrocampisti, che consente praticamente alla Fiorentina di essere comunque sempre in ogni momento della partita abbastanza equilibrata e di non lasciare troppa superiorità agli avversari nella metà campo. Molto attiva, soprattutto quello che ho notato nella gara con il Sassuolo domenica scorsa, molto attiva è la catena difensiva di questa squadra, cioè quella che parte praticamente dall'ex Empoli Lodini, che appunto sulla sua fascia destra ha davanti appunto Benassi a centrocampo e Richissa in attacco, e diciamo che la gran parte proprio della mole di gioco della Fiorentina nasce proprio da questa catena di destra Lodini, Benassi e Chiesa, che è proprio uno dei punti di forza della squadra, un po' come lo era, diciamo tra parentesi, come era diciamo praticamente ahimè fino a poche settimane fa la catena di sinistra per il Napoli, la Mantic e Insigne, domenica addirittura se Insigne neanche dovesse essere in campo neanche lui, praticamente rimarrebbe solo Amsic, di questo terzetto appunto che ha fatto le fortune del Napoli nello scorcio iniziale del campionato. In particolare i due esterni parti, Lorini a destra e Biraghi a sinistra, spingono molto, in alcuni frangenti della gara sembrano quasi degli attaccanti aggiunti della squadra viola, soprattutto diciamo questo nelle gare casalinghe. Certo, molto certo. Anche la coppia dei due centrali difensivi, Astori e Pezzeglia, che difficilmente lascia dei punti centrali. A centrocampo bisognerà prestare molta attenzione a Beretù che gioca sulla sinistra, a autentica rivelazione di questa squadra che tra l'altro è andato anche a segno contro il Sassuolo. Dal piede di Beretù partono molto spesso tutti i calci piazzati. Un gran bel giocatore, davvero una bella scoperta, davvero una bella scoperta. Infatti, che sta rendendo molto e nelle classifiche di rendimento della squadra viola è sempre uno dei praticamente degli elementi migliori della squadra di Stefano Pioli.
In attacco abbiamo appunto Simeone, che è un po' il punto di forza dell'attacco nulla, con i due segni offensivi, però a sinistra e chissà a destra, che svariano praticamente ai fianchi di Simeone, e che molto spesso, appunto come dicevamo prima, tendono a invertire anche le loro posizioni. A centrocampo Babel potrebbe essere l'uomo che dovrebbe prendersi cura di Giorginio che appunto dovrebbe rientrare al posto di Diawara dopo praticamente che Vincenzo invece ha giocato Diawara. Diciamo, per il Napoli gli altri campi dovrebbero essere molto probabilmente un turno di riposo ad Albioli in difesa con il subentro di Chini, che ci sta, infatti. Appunto Giorginio per Diawara a centrocampo, e in attacco appunto se domani non ci fossero, ecco, notizie positive per Insigne da Castelfortuno, io direi che verrà riproposto il trio Cagliacon, Zielinski, che è andato un po' a fasi alterne a Rotterdam, tra l'altro purtroppo anche Amsic, cioè oltre ad Amsic anche Mertens e Cagliacon non sono stati sicuramente tra i migliori, diciamo, ecco, della partita persa da Napoli a Rotterdam contro il Feyenoord. Soprattutto certo. Cagliacon, scusami se ti interrompo, Natale, io pensavo mentre tu parlavi, rivedevo alcune immagini nella mia mente, ma non soltanto di mercoledì, è già qualche giornata che Cagliacon non è così brillante. L'ombra di se stesso, sì. L'ombra di se stesso è molto pesante, però sicuramente ormai, non penso è. Penso sia un mesetto ormai che non il giocatore così scoppiettante però, che siamo abituati a vedere. Certamente. Questo credo che abbia inciso parecchio, perché poi tutti a gettare la croce su Mertens. Sì, però anche ovviamente certo. Il peso dell'attacco deve essere equamente distribuito tra i tre piccoletti, chiamiamoli piccoletti. Certamente. In realtà, vabbè, Brevilinei. Giocatori che sono comunque di peso, certo, hanno fatto quello che hanno fatto, però sì. Non è che uno poi si può portare il peso di degli tutta altri, una squadra, esatto, no, o del reparto tutto. Ma su questo credo siamo d'accordo tutti e tre. Il Napoli in questo momento pecca in più che altro in brillantezza, e aggiungo esattamente. Ma poi vorrei aggiungere solo un vai. Su questo punto che giustamente evidenziava Maria, speriamo che questo infortunio di Lorenzo Insigne lo privi, appunto, cioè diciamo lo faccia tornare al più presto in campo, e che manchi molto poco al Napoli, diciamo, speriamo che torni presto in campo. Certo. Perché ricorderete che la stagione peggiore, tra l'altro, di Cagliacon è stata proprio quella con l'assenza di Insigne, certo. Per fermare per infortunio al legamento crociato, e venne meno quell'anno nella gestione di Rafa Benitez praticamente il taglio di verso Cagliacon, sì. Sappiamo essere sì. Come le armi letali del Napoli proprio, e quindi quando viene meno Insigne viene meno anche un certo tipo di gioco, perché sicuramente Zielinski lo interpreta quel ruolo a suo modo, comunque si tratta sempre di un centrocampista che esattamente è adattato, un adattato, certo, anche se con propensione offensiva.